Buongiorno ragazze, buongiorno a tutti, benvenuti in un nuovo vlog. Oggi è sabato e ho deciso un po' all'ultimo, come potrete notare, di iniziare questo vlog. Ho deciso proprio un po' all'ultimo secondo. Mi sto dando una ravvivata perché sono un po' pallida stamattina, non lo so, non. Ho detto, mi inizio a pizzicare le guance, cosa che funziona sempre, lo faceva sempre anche mia mamma, me lo ricorderò sempre, per dare un po' di, un po' più di colorito. E poi niente, le sopracciglia anche fanno un po' schifo, poi appunto visto che voglio fare un video, ovvero questo vlog, mi do giusto una mini 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 sistemata. E niente, oggi ho voglia della vostra compagnia. Sono euforica e di ottimo umore perché finalmente vi posso svelare una cosina che finora non ho potuto dire perché dopo vi spiego, insomma, perché vi spiegherò tutto bene. Sto documentando tutto, nel senso che in tutto questo periodo in cui non ho potuto dirvi grandi cose, sappiate che ho documentato tutto, quindi più avanti capirete bene tutto quanto. E insomma, sono contenta, dopo ve ne parlerò, tanto più tardi penso che faremo cena insieme perché ho comprato quei mini kit di sushi già pronto che voglio provare, così costava poco e ho voluto vedere com'è. Quindi vi dirò così le mie impressioni e mentre chiacchiereremo vi parlerò di questa novità, come stiamo organizzando, cosa stiamo facendo, cosa stiamo combinando. E quindi sono euforica. Va bene, bando alle ciance, oggi giornata. Questo qua sta finendo, mi sto raschiando le labbra pur di metterlo fino alla fine. Cioè, vedete questa parte qua? Questa è plastica e mi raschio le labbra a costo di metterlo comunque perché mi dispiace un casino che sia finito. Fate un'opera di bene. Regalatemi questo coso che per me non è assolutamente acquistabile perché 36 euro ragazze, non se può, non se può, parliamoci chiaro, non se può, sarà anche di Dior, sarà anche bellissimo, ma 36 euro no. E quindi niente, sopra ci metto un po' di queste qua, mi piace molto questo colore qua. L'unico sospetto che ho di questi rossetti di Makeup Revolution che avevo preso l'anno scorso, per chi mi segue lo sa, chi mi segue da tempo lo sa, che avevo preso questo calendario dell'avvento solo di lip gloss, perché lip gloss, rossetti liquidi, matite labbra, c'era tutte cose dedicate alle labbra perché io non avevo più nulla. Però hanno un odore, cioè sembra che sti rossetti liquidi abbiano 1000 anni, cioè io non so se c'è una scadenza, ma qua non ne vedo. Adesso sono anche senza occhiali, ma non penso ci sia segnata nessuna scadenza, quindi boh, mistero. Se sapete a riguardo come capire dove leggere la scadenza, io sull'etichetta non leggo nessuna scadenza, però secondo me hanno rifilato quelli vecchi nei calendari dell'avvento perché hanno un odore di petrolio veramente. Infatti lo metto sempre sopra un altro per non sentire troppo l'odore, però dà abbastanza fastidio. Non sto lì a mettermi eyeliner e cose, ma è giusto per vedermi un po' più colorita, perché oggi mi vedevo proprio pallida pallida, ragazze, quindi ho voglia di vedermi truccata. Non so se vi succede mai, anche se siete a casa e non dovete uscire, però, perché qui è proprio brutto tempo. E in realtà è tutta la settimana che fa questo tempo un po' schifoso e quindi le uscite sono ben poche se non per necessità, commissioni o portare il bimbo a scuola, insomma. Quindi si cerca di evitare, soprattutto appunto con la bimba, altrimenti se c'è Riccardo devo uscire, esco da sola piuttosto. Veramente umidissimo qua. È freddo, molto molto freddo, tant'è vero che dava neve per ieri sera, quindi proprio ok, neve già a metà novembre.
Ottimo, si prospetta un inverno meraviglioso e bello bianco. Io me lo auguro un pochino, anche perché è anni che non vedo proprio tanta tanta neve qui a Torino. Mi piace la neve, ovvio, crea tanti disagi, quello è vero, però è sempre bella da vedere. Ok, mi vedo già un pochettino meglio, anche se mi vedo sempre pallida, boh. Ok. Mi sento meglio e ora vi porto con me. Cielo orribile, nerissimo ragazze. Adesso sembra aver smesso di piovere, però vi faccio vedere che cielo c'è, una cosa inquietante. Le mie gerberine sono durate tantissimo, tra l'altro questa qui si era ammosciata tutta, era andata tutta indietro con i petali. Oggi non so cosa le sia successo, ma è tornata tra noi, è tornata dritta, magia. E invece questa bianca è sempre stata bella, quindi vabbè. Sto andurando tantissimo, ragazze, dal 9 di novembre, oggi è il 16, quindi wow, altro che rose, le rose sarebbero già morte, quindi spettacolo, non per nulla è il mio fiore preferito. Adesso io devo lavare questa montagna di piatti e poi il programma dovrebbe essere ritirare tutte quelle lenzuola che ho steso ieri, che dovrebbero essere asciutte, solo che in casa con sto tempo vicino al termosifone non durano, cioè ci mettono un po'. E poi volevamo vedere io e Fede, magari giocando un po' con Alessandra quando si sveglierà, Jumanji, che è uscito su Netflix. Non vediamo l'ora di vederlo. L'abbiamo già visto al cinema, però sono felicissima di poterlo rivedere. Poi più tardi mi vorrei mettere uno smaltino sia mani che piedi, quindi boh, vedrò cosa mi è rimasto. Ne avevo uno marroncino che mi aveva regalato Marta, la mia migliore amica, ma non so dove l'ho messo. Dovrei cercarlo. È un po' che non metto smalti, però vabbè, mi piacerebbe darmi una sistematina alle unghie, visto che il gel, appunto, era ora di levarlo. Quindi niente, io vado a lavare i piatti, ci vediamo tra poco. Mamma mia, che cielo! Metto l'immondizia fuori, così appena esco l'andrò a buttare. E basta, direi che ho sistemato tutto. Allora, faccio il lattino alla bimba. Mi metto qua, devo poi trovare un cavallettino piccolino perché veramente non è vita. Appoggiarmi sempre in qualche posto strano, lo so che non mi vede, vabbè. E gli faccio un po' di lattino caldo, vista la giornata fredda, e poi appunto sto aspettando che mi consegnino il latte che ho terminato e le sue merende che utilizzo. E quindi oggi andiamo per lattuccio caldo perché fa proprio veramente molto freddo. E quindi glielo preparo già come merenda. Allora, ragazze, pour parler, tutto così, tanto per passare il tempo mentre attendo che mi consegnano queste cose, il latte che vi dicevo e altre cosucce. Mia mamma ieri mi ha portato un nuovo volantino di un posto che si chiama Aldi. Non so se nelle vostre città c'è, fatemi sapere se l'avete mai sentito nominare. Io mai, almeno non qui dove abito io, in Piemonte, a Torino. Tante tantissime offerte meravigliose. Tra l'altro io a breve, noi a breve dovremo fare una mega mega spesa. Dopo vi spiego perché. E quindi vedete, 1,5 kg di pasta 1 euro. Poi c'è addirittura il robot lavapavimenti a 199 euro. Hanno anche elettronica. Insomma, un sacco di buone offerte che ho detto, caspita,
Non male, peccato che per noi è un po' scomodino, cioè dovremmo andarci in macchina, però non è fattibile, quindi niente, però vedete, c'è anche elettronica, il televisore, il cellulare, questo stereo molto carino, orologio, la macchina da cucire che mia nonna puntava, che diceva che è molto carina, dei giochini per bambini, questo qua anche mi ispira tantissimo, mi sembra veramente molto basso come prezzo, quindi boh, non so se sarà di qualità o meno, però la marca mi sembra conosciuta, famosa, epilatore a luce pulsata 39,99, cioè sarei molto molto tentata, però non lo so, insomma. Non ci credo tanto alla luce pulsata di quelli, diciamo, da casa. Non so se avete presente cosa intendo, cioè questi qua da casa, cioè fatto dal centro estetico con i loro macchinari un po' più potenti, mi dà l'idea che possa effettivamente rimuovere proprio il bulbo, eccetera, eccetera. Fatemi sapere qui nei commenti se voi ce li avete questi Silky Peel luce pulsata da casa e se ha funzionato, se funziona, come vi trovate, eccetera. E boh, quindi niente, guardavo che ci sono veramente un sacco di offerte allucinanti, ma purtroppo per noi è un po' scomodo, quindi boh, vedremo. Diversamente Eurospin, che non si sbaglia mai, e basta. Ovviamente ho il volantino anche dell'Eurospin, vabbè, adesso non sto a farvi vedere tutti i volantini che ho, ma ho anche quello dell'Eurospin perché mi voglio segnare tutto quello che devo comprare, segnarmi le offertine con la X, insomma. Dovremmo fare a breve una super super spesa e neanche tra così tanto, ma stasera mentre cenerò con voi vi svelerò il perché. Allora, Fede, vai di Jumanji. Dai. Mettiamolo che non vedo l'ora, non vedo l'ora. Come i bambini, non vedo l'ora. Cos'è sto ciuffo? Vabbè, sempre meglio di come ero prima. E adesso Netflix è nostro. Dobbiamo fare i popcorn. Adesso vado a farli. Ragazze, a parte le mie ciabattine molto fashion style, unicorn style, che dopo vi farò vedere meglio alla luce, qui è sempre più buia la situazione, cioè tra un po' è notte, già le giornate si sono accorciate. Ok, è il caso di accendere una mini luce, altrimenti manco mi vedete. Il latte perale è pronto e qui ci sono i popcorn. Noi abbiamo preso questi qua al Carrefour. Costano pochissimo, mi pare 1 euro. Ci sono 3 pacchettini e sono molto molto buoni, molto simili a quelli del cinema, vi dico la verità. E sono semplicissimi da fare perché, vabbè, ovviamente c'è da aprire questa busta che adesso non so se riuscirò con una mano. Aspettate. E basta metterlo così in microonde, proprio a faccia in su con le linguette in su, per 3 minuti, mi pare. Aspettate, un vuoto di memoria. Due, 3 minuti, sì. Io solitamente metto 3 minuti e vengono perfetti, quindi. Proprio così. Voilà. Poi ho tenuto questo qui di Halloween dove c'erano i popcorn al caramello, molto molto buoni tra l'altro, sono piaciuti tantissimo a tutti in famiglia, molto molto delicati e neanche tanto nauseanti, e l'ho tenuto perché è carino, insomma, quando facciamo queste serate barra pomeriggi cinema, mettere i popcorn qui dentro, insomma, fa carino, dai, poi è molto grazioso il cestello. Eccolo lì che si gonfia. Un profumino che non vi dico. Ok, se lo tocco adesso mi carbonizzo probabilmente. Guardate come fiume.
chiudiamo così si preservano belli caldi. Voilà. Andiamo. Io e i miei amici unicorni, i miei popcorn. Chi è? Sì, secondo piano, grazie. Grazie mille. Grazie. Ciao, sono arrivate le poche cosine che avevo ordinato, quindi ve le faccio vedere molto al volo. Oh, che bello, finalmente il latte per Alessandra, ero disperata, quindi eccoli qua. Io alterno o Mellin 2 o il Laptamil 2, in base all'offerta che trovo, ma vanno bene tutti e due. Poi nastrine per Federico per scuola. Poi ho preso altre due tavolette di cioccolato extra dark 72% perché ieri l'ho rifatta per mia mamma. Per il suo compleanno ho fatto di nuovo la fondant au chocolat e devo dire che mi è venuta ancora meglio dell'altra volta con queste due tavolette qua, quindi se extra dark secondo me viene super buona, cioè ancora meglio, quindi non lo so, le ho ricomprate, ho detto se mi viene il trip di rifarle di rifarla, visto che diciamo in famiglia ce la siamo proprio goduta poco perché sono venuti appunto i miei e l'offerta loro, le ho prese, ho detto si sa poi ci viene voglia la posso fare. Poi ho preso questi qui che Alessandra adora, che è da un po' che ho finito, la merenda al biscotto. Poi ho preso la salsa di soia, questa qua per il sushino di stasera, e prima busta andata. Poi qua mi ha detto che sono i freschi, mi pare che abbia detto. Vediamo un attimino. Aspettate, magari vi appoggio qua, vedete qualcosa? Facciamo prima. Ah, ok, un sacchetto per metterci solo le uova. Sì, perché dovete sapere che, dovete sapere, lo sapete già perché se avete visto la mia ricetta già lo sapete, la torta fondant au chocolat richiede tante uova, quindi se per caso mi viene il trip di farla avrei finito le altre che ho a casa, quindi qua invece c'è il mini sushi che mi mangerò stasera con voi, che voglio provare perché non ho mai provato. Poi ho preso questi per domani mattina, essendo che è domenica domani e saremo tutti e tre a casa, ho detto vabbè, da provare, non li ho mai presi, delle Tre Marie, sono dei proprio classici saccottini del bar, no? Ho detto li metto in forno, faccio una sorpresa, non dico niente a nessuno e domattina faccio il cappuccino con la schiuma e magari faccio queste briochine, magari vi faccio un vlog se vi va. E basta, altro sacchettino vuoto, ce n'è ancora uno. Dove all'interno c'è piadina e un burro. Quindi vedete, ho comprato pochissime cose, però spedizione gratuita, fantastico, viva Amazon Prime Now. Detto ciò, io vado a sistemare tutto in frigo e andiamo a vederci Jumanji prima che la bimba si sveglia, perché poi vorrà fare la merenda. Ecco, come rovinare un momento dolce col proprio bambino se non con una schifosissima cimice? Dai, che schifo, che schifo! Non ce la farò mai a levarla di lì, mi sento male. Vado a prendere la scopa. Dai, però che schifo, che schifo. Prendiamo la scopa. Io non ce la faccio, non ce la faccio. Perché hanno messo al mondo queste schifezze? Vi appoggio qua. Cosa c'è? Le hanno messe al mondo perché
Praticamente alla Terra, se non ci fossero degli insetti o delle zanzare, il mondo sarebbe tipo tutto rinsecchito. Ah, ma dai. Grazie per questa informazione, tesoro mio, però io mi sento male. Dove è andata? Si è attaccata alla scopa? No. Come no? Deve essere per forza attaccata alla scopa. È sparita, ragazze, è sparita. Madonna mia. Lo sapevo che era attaccata. Io dovevo sbattere la scopa fuori, non qui. Dai, che schifo. No, non ce la faccio. Che schifo. Muori, muori, muori. Tu è rientrato, si è attaccata la scopa. No, non c'è. Oh, che schifo. Roberta 1, Cimice 0. Allora, vi volevo far vedere il mio aperitivo, direi, perché veramente ce ne sono pochissimi, cioè, poi sono proprio piccoli, piccoli, piccoli. Diciamo che quando li ho visti al supermercato mi immaginavo un qualcosa di un po' più ciccio, ecco. Però vabbè, come mi tolgo la voglietta, visto che io adoro il sushi, vi dirò come sono in caso. E poi dopo metto sul minestrone per stasera. Qua mi sono messa poca poca salsa di soia, anche perché sono veramente pochi e molto piccoli, quindi non sono andata a sprecarne tanta, poi in caso ne aggiungerò un goccino. E così chiacchieriamo un pochino durante questo mini sushi. Mini 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 mukbang sushi, giusto per provarlo. Vi dico la verità, non è che mi ispiri particolarmente, cioè pensavo di meglio, però insomma, speriamo che non siano piccanti. Proviamo, assaggiamo questo qui. Non male, dai. Ovviamente niente a che vedere con quello del giapponese o quello che ho fatto io, anche che è molto buono, si sente che è fresco, diciamo. Allora, stuzzicando questi piccoli sushini, vi volevo raccontare cosa stiamo tramando in questo periodo. In realtà niente di... insomma, niente di che, una cosa molto molto bella, ma niente di che, anche perché tantissime di voi hanno indovinato, nel senso che tante mi hanno proprio scritto: ma stai architettando questo? Ebbene sì, tra pochissimo ci sarà il battesimo della piccola Ale, siamo felicissimi, lo stiamo organizzando ormai da direi un mese e mezzo, due, quindi sto documentando tante cose. Ho fatto dei piccoli pezzettini di video per tenervi appunto informati di quello che stavamo facendo, appunto delle cose che abbiamo comprato. Vi tengo aggiornate su tutto, quindi poi dopo il battesimo uscirà il mega vloggone del battesimo, quindi so che sarete contente, insomma, vi porterò con me anche quel giorno. E niente, sono molto felice. Questo è buono. Gli altri... ma perché io sono più per il salmone nel sushi. Quindi se c'è qualcosa di diverso già storgo un po' il naso, diciamo così. E anche questo è molto buono. Tra l'altro ho dimenticato l'acqua. Vi dicevo che siamo molto contenti.
ci è arrivato tutto quello che doveva arrivare, sono arrivate le bomboniere che tra l'altro ho fatto praticamente tutto io, vedrete anche poi nel video del battesimo lo vedrete, comunque ho fatto praticamente tutto io, dalle partecipazioni. Proprio a livello della grafica, della partecipazione l'ho fatta tutta io. E più che altro. Adesso anche le bomboniere le monteremo tutte noi, non le abbiamo prese già fatte. Abbiamo scelto noi il gadget da dare insieme. Poi vedrete tutto, non vedo l'ora che vediate tutto. Comunque non lo prenderò mai più. Assolutamente no. Cioè, è buono, ma l'ho preso al supermercato, però niente a che vedere proprio con il sushi, cioè proprio piuttosto me lo faccio veramente, però volevo togliermi la voglia, quindi l'ho preso. Che è stata veramente una cavolata, però questo è anche buono. Mi sa che sarà l'ultimo che mangerò, anzi lo lascio per ultimo perché questo mi piace. Questo non mi ricordo cosa c'è dentro, però è abbastanza buono. Adesso devo mettere anche su il minestrone per stasera, farò il minestrone con sono indecisa. Se fare una piadina tagliata in quattro con uno spicchio a testa, diciamo, da accompagnare al minestrone, oppure se fare proprio il pane tostato. Forse Riccardo piacevi più il pane tostato, quindi mi sa che gli farò quello. Insieme hanno messo anche lo zenzero e il wasabi, ma a me non piace né uno né l'altro. No, mi sono tenuta il più buono per ultimo perché gli altri non proprio un sapore di niente. Oh no, non ti distruggere. No, ragazze, non mi è proprio piaciuto. Pazienza. Ho provato anche questa. Bocciata. L'unico buono era quello col sale, cioè che il gusto che mi piaceva. Quello col salmone e quello con il gambero, basta. E tra l'altro non mi sento neanche sazia, no? Perché erano veramente piccolini. Vabbè, comunque, tanto per chiacchierare ancora un po' con voi mentre metto su il minestrone, così faccio la vellutata. Appunto, niente, vi dicevo che abbiamo praticamente facciamo tutto noi, alcune cose dobbiamo ovviamente ancora finirle. E anche il buffet. Ci sono delle macchie, mi sa, aspettate. E anche il buffet lo farò tutto io. Quindi, insomma, il battesimo sarà a fine novembre. Ecco qua il minestrone. C'è un po' di ghiaccio sopra. Faccio questo qua della Findus. L'avevo trovato in offerta, ne avevo preso due o tre buste perché a me piace tantissimo il minestrone, soprattutto quando fuori fa caldo. Sì, quando fuori fa freddo. E piace un po' a tutti a casa, soprattutto frullato come lo faccio io, viene molto cremoso, molto buono. E quindi insomma sono sempre tutti molto contenti quando lo faccio e basta. Quindi insomma, tristezza sto sushi, mamma mia, tristezza assoluta. Qua c'è altra immondizia che devo mettere e quindi niente, adesso ritirerò anche il bucato.
E niente, adesso aspetto che cuoce, sistemo tutto e la cena a breve sarà pronta. Natale.